Pasquale Placido, l'automobilismo negli anni 50. Il volume è stato presentato all'ex convento dei minimi di Roccella sabato scorso. L'automobilismo negli anni 50, pubblicato per i tipi della Gangemi Editore. Un'ampia e inedita documentazione fotografica descrive l'attività sportiva di un gentiluomo calabrese, Pasquale Placido, che nel corso degli anni 50 al volante di rare e bellissime macchine sportive, Stanguellini, Ferrari, Jaguar, Lancia, Maserati, ha partecipato anche con alcuni importanti successi alle competizioni automobilistiche che si svolgevano sulle belle strade del meridione. Curato con dedizione dalla figlia, Marinella Placido, e impreziosito da note tecniche di Alessandro Silva, il volume si rivolge agli appassionati di automobilismo storico e dai cultori di eventi locali. Il libro non è altro che una raccolta, la storia, diciamo, di tutte le sue corse automobilistiche dal 1949 al 1960. E quindi ho ricostruito tutte le corse, le date, il tipo di corsa, articoli di giornale, ho visitato un po' di biblioteche italiane a reperire materiale. E sono contenta di questo, così, di questa raccolta che è venuta, direi, bene, impegnativa. Ci ho messo 3-4 anni a farla, però è andata.